Ok, allora ci vediamo domani pomeriggio. Grazie che venite, ciao. Che bello, ci sono tutti gli invitati. Già. Ok, adesso vado a preparare la cena. Ok. Ehi, Azzurra, che ci fai qui? Ti avevo detto che potevi vedere dei cartoni. Beh, ma... Oh no, dirà a mamma che non gli ho fatto vedere la tele. Ehi, Azzurra, vieni, guardiamo un po' di cartoni insieme. Oh? Ok, divertitevi, io preparo la cena. Ti do una mano. Oh, grazie. Andiamo in camera mia. Grazie che mi fai vedere i cartoni. Lo faccio solo per tenermi i genitori. Dopo cena? Complimenti, mamma, la cena era buonissima. Oh, grazie. Sì, in effetti era molto buona. Oh, beh, l'ho fatta un po' più squisita visto che c'era lei. Oh, in orfanotrofio non mangiavo così bene. Ma a proposito, dove avete preso quella sedia? Non c'era. Oh, l'abbiamo comprata qualche settimana fa. Sì, sapevamo che l'avremmo presa circa questo giorno. Oh, ma davvero? Grazie, siete gentilissimi. Ma di nulla, pasticcino mio. Addirittura pasticcino mio, eh? Vado in camera mia. Va bene. Ma io dove mi dormirò stasera? Potrei dormire nel nostro lettone. Cosa? A me non l'hanno mai permesso. Ah, ok. E poi domani prepareremo tutto e andrei a dormire con Carolina. A dormire con me? Dovrei avere un cuscino più basso per te, vieni a sceglierlo. Ok, vengo anch'io. La mia vita fa schifo. Il mattino dopo? Tesoro? Che c'è? Puoi svegliarti? Ma perché? Voglio ancora dormire. Scusa, tesoro, ma dobbiamo mettere il letto a castello. Già. Come un letto a castello? Sì, dove dormirete tu e Azzurra. Già, lei viene a dormire in camera con te. Ma e allora questo letto dove lo mettiamo? Oh, non ti devi preoccupare di questo. Vai a fare colazione, noi prepariamo la tua stanza. Anzi, la vostra. Sì, ok. Forza, tira tesoro. Ok. Ehi, hai sentito che dormiremo nella stessa camera? Sì, ho sentito. Quindi ci potrò entrare, perché non sarà più solo camera tua. Sì, va bene. E poi, scusa mamma, perché lei ha latte alla fragola e io ho latte normale? Scusa tesoro, era finito quello alla fragola, non fa niente, vero? Certo che no. Nel pomeriggio. Carolina, che c'è? Adesso vorremmo arredare la casa per dopo. Ah, addirittura arredare. Sì, è una vera festa, però dobbiamo fare piano. Perché Azzurra sta dormendo. Sì, ok. Vado a prendere tutto il necessario. E poi quando si sveglia arrivano gli invitati e facciamo merenda insieme. Ma che bella cosa. Oh, finalmente abbiamo finito di decorare la casa. Già, ne è stato faticoso, ma ne è valsa la pena. Non è vero, Carolina? È tutto magnifico per Azzurra. Fantastico, ma ora vorrei riposarmi un attimo in camera mia. Forse vuoi dire tu hai di Azzurra? Sì, quello. Oh, Azzurra, ti sei svegliata? Noti qualcosa di diverso? No, non ci credo, avete redatto il mio onore. In suo onore, ma chi si crede di essere? Eh già, è tutto pronto per gli invitati. Stanno per arrivare, poi faremo merenda insieme. Ehi, però io direi di metterci qualcosa di più elegante prima che arrivino. Giusto, andiamo a cambiarci. Vieni, Azzurra. Cambiate anche te, Carolina. Sì, ok. Dopo? Bene, siamo tutti pronti ed eleganti. Anche tu, Carolina? Sì, ho messo questo vestito, va bene? Sì. Ding dong. Sono arrivati! Vado ad aprire. Che bello, non vedo di... Vedo l'ora di conoscere il resto della mia famiglia. Oh, vedrai, sono super simpatici. Vediamo chi è arrivato.
Entrate, Carolina, spegni il telefono e vieni ad accoglierli. Ok. Ciao. Salve, permesso. Oh, ciao. No, vabbè. Ciao, azzurra. Ciao. Oh. Io sono tua cugina Kasia. Ehi, ciao. E anche loro sono tuoi cugini di secondo grado. Ciao. Io sono Jason e io Greta. Molto piacere. Comunque, qui vi abbiamo portato un po' di vestitini che a loro non vanno più. Già, hai visto che ci hai detto che lei è più piccola, ho pensato che gli andassero. No, ma grazie, non dovevate disturbarvi tanto. No, nessun disturbo. Già, non è costato nulla. Forza, venite a giocare, vi faccio vedere la mia nuova camera. Oh, hai già la nuova camera. Oh, la fai vedere anche a noi? Certo. Eccola qui, c'è la scrivania, i puff. Vado a mettere questa in camera nostra. Non ci posso credere, non mi hanno neanche salutata. Uffa, mi stanno ignorando. Ding dong. Tesoro, puoi aprire te? Io non posso. Certo. Ciao, entrate. Permesso, ciao Carolina, ciao, ehi, ciao, ciao. Allora, dov'è la mia nuova nipotina azzurra? Già, la vogliamo vedere anche noi. È bello che ci sia un nuovo membro della famiglia. Va, su, subito, mi hanno subito dimenticato. Vabbè, tanto qua stanno tutti ignorando, quindi io vado qui in bagno. Aspetta, va, prendo il cellulare. E mi guardo le TikTok da sola, tanto nessuno se ne accorgerà. Oh certo, venite pure qui che stavo facendo vedere a Greta e Jason la sua nuova stanza. Sì, dorme con Carolina per un paio di anni e poi entra da sola. Wow! Oh ciao! Io sono tua cugina Rossa. Ciao Rossa! Anch'io la voglio vedere! Bellissima questa stanza, super comoda. Ding dong! Vado solo ad aprire. Ciao, scusate il ritardo. Oh, non importa, loro sono arrivati da poco. Venite a conoscere Azzurra. Oh, molto volentieri, sì. Ehi, ciao, Elisa, ciao, ciao. Sta calma, Carolina, tanto questa sarà la tua nuova vita. Non ci puoi fare niente. Ormai lei è entrata a far parte della tua famiglia e ci rimarrà per sempre. Bene ragazzi, il nostro episodio finisce qui. Scriveteci nei commenti se vi è piaciuto. Avete visto tutti i personaggi di questa famiglia? Secondo voi sembrano irreali? Secondo me sì. Oh, che bello! Anch'io sono su Toca War finalmente. Sono tecnologica. Sì, puoi finalmente dire di essere tecnologica. Anch'io! Secondo voi hanno fatto giusto a escludere così Carolina? O è tutto nella sua testa e loro in realtà parlano, guardano solo un po' lei e poi andranno anche da lei. Ci vediamo nel prossimo episodio. Iscrivetevi e fate tutto il resto. Dai, fai finire il video che dobbiamo finire la festa con Azzurra. E ti pareva. Ciao, un bacione. Dun dun dun.